Quando se proverà a cambiare qualcosa, Barducci forse dovrà o provare ad attaccare di più, o magari qualche variazione, perché sul ritmo direi che Marchetti è molto più solido. Sì, sicuramente. Allora iniziamo il secondo set, ricordiamo 6-2 il primo set per Federico Marchetti su Mattia Barducci in questa finale del Open a Villa Carpena Forlì con montepremi di 500 euro al servizio Barducci nel secondo set. Sì, sicuramente dovrà cercare di fare qualche variazione perché sulla spinta ha dimostrato di essere errore, ma non è facile, dovrebbe trovare un modo di fare qualche smorzata o rallentare un po' il gioco, ma insomma la solidità di Marchetti insomma, è davvero importante. Prima fuori. Palla buona. Colpito il rovescio sopra la spalla, è difficile controllarlo. 15 pari. Ricordiamo 6-2. Anzi 2-6 perché sta servendo Barducci, quindi 15 pari. Partita davvero insomma di alto livello tecnico. Soprattutto Marchetti sta dimostrando di essere un giocatore che può davvero salire di categoria. Bella palla questa. Gran palla, bello, bella, 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 bella. Volè stoppata di dritto, incrociata. Questo è veramente un bel colpo. Applausi per Mattia Barducci, da ex numero 1000 al mondo. Tra l'altro, insomma, lo ricordiamo anche avversario di Goffin in un torneo ITF dove ha perso al terzo. Mi sa tanto ha toccato la riga, mi sa tanto. Palla buona, 30 pari, bellissimo questo back tagliato proprio sulla riga, e chiaramente in questo caso Barducci era impossibile andare a prendere questa palla. Quindi 30 pari, deve fare davvero dei colpi stratosferici per fare un punto. Abbiamo visto prima una volée davvero bella, stoppata, incrociata, e prima mi sembra un errore, però insomma dovuto a un gran colpo di Barducci. Ancora buona, guarda, bella risposta. Ancora il back, ancora passante, la palla è buona. Ci è arrivato, addirittura non ha giocato il back ma ha giocato il top. Poi forse qui Mattia non è stato velocissimo, no, non è stato velocissimo Gianluca, e la palla andata in rete, quindi palla break, 30-40. Palla molto importante perché insomma darebbe subito il vantaggio all'atleta del tennis Modena. Palla buona, bravo, bravo Barducci, col dritto riesce a entrare dentro il campo e a chiudere e a trovare la parità, quindi 40 pari. In questo caso non è riuscito Marchetti a recuperare il dritto di Barducci, gli fa anche i complimenti, quindi insomma anche questo è il fair play. No, la palla è fuori. Ancora il dritto d'attacco sul rovescio dell'avversario.
brutto errore. Ah no, invece no. Un po' di fortuna qui, Gianluca. Eh sì, stavolta sulla palla break Marchetti aveva risposto un dritto non trascendentale, ma il nastro gli ha dato una bella mano, praticamente la palla è ballata sul nastro e poi è caduta nell'angolino, proprio quasi sulla riga, impossibile da raggiungere per Mattia Barducci, che dunque perde il servizio in apertura del secondo set, 6-2-1-0. Marchetti sta, diciamo, procedendo spedito, un parziale di 7 game a 0 dopo i due che aveva vinto all'inizio il Cesenate. Direi che la partita ha preso una china abbastanza ben delineata. Sicuramente 7-0, insomma, anche e soprattutto perché Barducci deve cercare di fare davvero miracoli per fare un punto. Sta entrata adesso proprio in partita il modenese di Crevalcore. Riga, un po' di fortuna alla riga, insomma, ora sta andando tutto bene al numero 1 del tabellone. Ha provato il lungo linea, forse l'unica pecca rispetto ai colpi rimbalzo, un po' forse il servizio, non ha un servizio decisivo, insomma, che in questa, insomma, soprattutto in questo tennis moderno serve. E, vedete, una prima, sì, però non questa volta giustamente Mattia dice, no, la seconda volta sarebbe stato grave, insomma, 15-30, dai, insomma, giustamente, insomma, anche perché aveva fatto un ottimo dritto di risposta e meritava il punto. 15-30. Prima in rete. Sì, è vero Gianluca, ogni tanto un po', come si dice in gergo, si incarta un po' col servizio. Doppio fallo. 15-40, dalla voce di Giovanni Casadei. Ricordiamo Crevalcore, 24 novembre 2000, quindi dovrà compiere 21 anni. Sporting Club Sassuolo sta seguendo il progetto Pro con Enrico Della Valle e coach Francesco De Laurentiis e il preparatore atletico Stefano Ramponi. Quindi 15-40 e adesso seconda di servizio, quindi attenzione perché potrebbe ritornare in partita. Gran palla questa, si sposta sul dritto, ma no. tutto buono, questo è fuori. Gioco per Mattia Barducci che conquista l'1-1 in questo secondo set e quindi ritorna, diciamo, in equilibrio il match, anche se il primo set è stato ad appannaggio di Federico Marchetti, però adesso ritorna in gara 1-1 nel secondo set. Ribrecca subito l'avversario e adesso va a servire sull'uno pari il giocatore di Cesena del TC Ippodromo del primo servizio, quindi avrà ancora la possibilità di giocare la prima di servizio. Bel servizio invece per Barducci, molto sciolto in movimento. Palla buona, palla fuori, quindi 0-15. 70 vinto l'australiano San Marinese, giusto Gianluca? Sì, dalla reazione di Caroli sì, mi sembra che si sia un po' deluso Caroli, quindi la finale di terza categoria va a Jack Langley Chapman. Insomma, palla fuori, ha giocato una prima centrale. Ah!
Peccato. 0-30. Questo rovescio riesce sempre a trovare lo spazio per giocare profondo e mettere in difficoltà l'avversario. Bel rovescio davvero. Mi ricordo un po' Filippo Volandri che giocava un rovescio similare. Tra l'altro out, neo capitano di Coppa Davis. 15-30. Si carica, Matteo Barducci giustamente dice mettiamo la prima. Sai, siamo entrati nella fase decisiva di questo match. E andiamo a vedere. Ottima prima. Gran palla, grande schema. Servizio uscire e dritto a chiudere. 30 pari. Grande schema. Un po' la Berrettini, come sfrutta adesso Berrettini le sue doti, le sue capacità, soprattutto sul servizio. Palla buona. Mamma mia. E c'è il punto. Barducci sta giocando bene. Bravo. Sta entrando dentro il campo. 40-30. Quindi da 0-30, 40-30. Servizio a disposizione per portarsi nel secondo set. 2-1. Vediamo un po'. Beck, ancora vecchio becchettino per rallentare un po' il gioco. Bella, in avanzamento col dritto, applausi, davvero. 2-1 Barducci, insomma, grande colpo, ha cambiato un po' il gioco, adesso sta cercando di entrare dentro il campo Gianluca. Sì, un segnale importante perché dopo una striscia negativa di 7 giochi è riuscito a cambiare un po' l'inerzia, è tornato avanti, cosa che non gli capitava dal 2-0 nel primo set, e soprattutto insomma, ha dato un segnale che di continuare a crederci, insomma, sai, partire avanti 2-0, poi trovarsi sotto 6-2, 1-0, poteva essere magari anche un colpo insomma, duro da digerire e che poteva magari tagliargli le gambe. Invece ha dimostrato Mattia di crederci, ha sfruttato bene il servizio perché ha messo sempre delle prime, si è aperto il campo e poi col dritto ha comandato e ha preso qualche rischio, stavolta ha pagato. Bisogna vedere adesso se riesce a rispondere magari in maniera molto solida e costringere Marchetti magari a perdere un po' di campo e per poter poi spingere il suo dritto. Però comunque c'è partita. Sì, c'è davvero partita e lo dimostra il punteggio perché dopo questo primo set per 6-2 adesso è 2-1 per Barducci, però adesso al servizio Federico Marchetti, ventenne di Crevalcore. Vediamo un po'. Bella questa, la piglia. E la palla è buona, grande palla di Mattia Barducci, mamma mia, bello scambio, bravi tutti e due. Sì, sta salendo davvero il livello, ha ragione perfettamente Gianluca Strocchi che ci dà subito, bravo, insomma ancora fair play, era anche una bella volée, era riuscito a palla fuori. Zero 15 0-30. Ricordiamo che al terzo set c'è un tie break, un long tie break, quindi un tie break al 10 se ci si arriva, chiaramente, insomma, questo è anche per ricordare ai nostri telespettatori. Rotte le corde, 0-40.
Adesso ha cambiato un po' il gioco, visto che stare a fondo si trovava in difficoltà, quindi è lui un po' a spingere. Sì, quindi da meno angolo di rovescio. Da magari meno angolo di rovescio, gli gioca più centrale e forse da quella posizione Marchetti non riesce a aprirsi gli angoli. È vero, è vero. Vediamo un po'. 0-40, quindi palle, tre palle per andare 3-1, quindi potrebbe ricapovolgersi di nuovo la partita. Quindi servizio. Una buona prima. Beh, bella risposta di Barducci. E quindi 3-1, 3-1. Dopo al termine, ricordiamoci, saranno le premiazioni, il montepremi è 500 euro, un torneo che sostanzialmente è durato più di una settimana, 6 o 2 settimane tra le qualificazioni e poi il tabellone finale. Insomma, come al solito, organizzazione perfetta da parte del circolo Villa Carpena di Forlì, e questo fa piacere perché insomma, vuol dire che i giocatori vengono volentieri in Romagna a giocare. Ora spinge, errore, è bello scambio, duro, uno scambio duro, molto intenso, e alla fine commette l'errore Barducci, però adesso nel secondo set è in vantaggio proprio l'atleta di Cesena del TC Ippodromo, tennissimo, sì, un gruppo di ragazzi che hanno rilevato questo circolo storico, insomma, di Cesena per riportarlo ai suoi fasti. Una bella struttura anche qui al Villa Carpena. Grande dritto, mamma mia, bello, bello, bello. Questo l'ha presa proprio avanti e ha conquistato questo punto. 15 pari, insomma, si vede che è stato un giocatore, insomma, questi sono colpi sicuramente da categoria. Bella, la smorza, questa è un po' difficile. Bravo Marchetti a recuperare con questo dritto incrociato. Poi ha provato una smorzata, ma insomma, lì forse ci vuole, forse Federer, il braccio di Federer riesce a trovare queste smorzate, queste soluzioni. 15-30. Bravo, ancora in avanzamento. Ha tirato due siluri di dritto. 30 pari. Ci crede, ora ci crede, si vede. È determinato. Quella partenza del secondo set è stata decisiva, soprattutto quando ha commesso quel doppio fallo. Marchetti si è un po' disunito e da lì ha ritrovato i suoi colpi. Mattia. Prima in rete. Contropiede col dritto. 40-30, quindi opportunità del 4-1. Gianluca, è salito molto. Barducci, dopo un momento di difficoltà, adesso è lui ad avere la palla per il 4-1. Seconda di servizio, ha rischiato molto.
Grande servizio, ha buttato l'avversario col kick, Gianluca, 4-1, insomma, è cambiata tutta la partita. Esatto, il tennis non finisce di stupire, sembrava un match quasi in mano a Marchetti sul 6-2-1-0, invece Barducci, dall'alto della sua esperienza, diciamolo, ha alzato il livello, ha dato probabilmente tutto quello che aveva in quel momento ed è riuscito a rinvertire un po' la tendenza, 4-1 ora col break, e sicuramente con il servizio riesce a poi a comandare lo scambio. Anche stavolta sulla seconda ha messo un kick molto, diciamo, largo, ha ruotato, che ha costretto Marchetti a spostarsi molto lateralmente e poi ha accelerato nell'angolo libero, e così ha tenuto un game importante, perché 4-1 gli consente comunque di avere un margine e insomma di giocarsi magari al meglio i turni di servizio. Magari in risposta può prendere qualche rischio, tirare, spingere e comunque mette pressione a Marchetti, anche perché, come dicevi tu, c'è un tie break come terzo set, e quindi anche se magari fisicamente può essere più stanco, si può giocare le sue carte. Direi è un match ancora tutto da seguire e sicuramente che promette altre emozioni. Sicuramente un match tutto da seguire, e come diceva giustamente Gianluca Strocchi, e siamo qui in diretta, ricordiamo, dal Tennis Club Villa Carpena di Forlì per questa finale Open del torneo con montepremi da 500 euro. Al servizio la testa di serie numero 1 Federico Marchetti, che tra l'altro una prima lontana dalla riga del servizio, mentre un'ottima seconda. Adesso vediamo se ritrova, bravo, così, il suo gioco, questo è il suo gioco, martellare da fondo campo e poi con il dritto o con il rovescio, anche perché c'è anche un ottimo rovescio una mano a rimbalzo, andare a chiudere. Quindi 15-0, 4-1 Barducci, secondo set, 6-2 il primo set Marchetti. Doppio fallo. Sì, soprattutto a sinistra Gianluca commette diversi errori, si lancia la palla forse un po' troppo centrale, o riesce a fare un buon kick o se no molte volte gli scappa, esatto, non riesce a trovare l'effetto. E quindi 15 pari, qualche errore di troppo per Federico Marchetti. Lo vedo anche un po' disunito, non ha più quella determinazione che aveva prima. Invece errore, non riesce a tenere con il rovescio e la palla va sul corridoio. 30-15, ricordiamo sempre 4-1 per chi risponde nel secondo set, 6-2 invece il primo per chi sta servendo. L'ha fatto un po' scendere, sì, forse ci scusiamo indirettamente, forse gli abbiamo dato anche un po' di fastidio, siamo proprio dietro, lo vedete, al rovescio di Barducci, grande rovescio, ma recupera tutto. La palla forse ha toccato, vediamo. È buona, dice che è buona o no. La palla è quella, adesso decide Giovanni Casadè, anche lui ha dei dubbi. Forse manca lo stacco, Gianluca, forse. Sì. Perché era in back, quindi insomma si dovrebbe vedere. Stai guardando troppo. Sì. Non c'è lo stacco, non c'è il famoso stacco. Palla buona.
40-30. Barrete, questa è bella, complicata, se gliela ha messa in mezzo ai piedi. Adesso qui doveva fare un miracolo, doveva cercare di trovare un drop shot, ma insomma un po' troppo difficile, ci riprova, ma insomma era molto complicata. È stato molto bravo Federico Marchetti, ma tatticamente la scelta era giusta perché ha tirato un dritto ed è andata a rete, e, insomma, anche per chiudere il punto, anche perché se no si prolungava e poi insomma 4-2. Quindi 4-2, però al servizio torna Mattia Barducci. Bella prima. Palla fuori. Bel dritto in avanzamento. 15-0. Adesso si entra proprio nel momento decisivo di questo, di questa finale Open. . 4-2, 15-0. Secondo set, primo set, 6-2. Bella prima. Ancora in avanzamento. Mamma mia, gran palla. Riesce a recuperarla e con il nastro, l'aiuto un po' del nastro, è andata di là. Bello scambio, dobbiamo dirlo. Davvero un bello scambio. 30-0. Bel tennis. Insomma, attacco passante quasi vincente. E poi la grande volée di Mattia Barducci. Ancora il servizio. Va sul stavolta si è molto a corto di fiato, però ha fatto bene andare a rete, ha provato, era giusto, tutto giusto. L'unico errore, la volée in avanzamento. 30-15, comunque il vantaggio ancora 30-15 per chi ha il servizio da sinistra. Palla buona. Dio mio. 30 pari. Da carica Mattia Barducci. Qui ha giocato in maniera impeccabile tatticamente Marchetti Federico. Sì, bisogna dirlo, perché ha aspettato, poi ha attaccato sul rovescio e l'errore. Adesso si entra davvero in un punto che può cambiare un po' le sorti del match. Bella prima. Palla buona, smorzata, ci arriva. Mamma mia, bravo, molto bravo. Ha fatto la finta di giocarlo lungo linea e invece ha giocato incrociato. E quindi opportunità per il 3-4. Aveva servito molto bene, la risposta bassa ha un po' creato problemi. C'era
Era sicuro, insomma, errore non da lui, ma forse troppo sicuro, Gianluca. Sì, aveva giocato con coraggio sulla palla break, serve in volley, prima volley, diciamo, aprirsi il campo, poi passante poteva anche forse non Sì, rientrare forse nel dalla fuori. corridoio, però era lì, giustamente, Barducci era una volley comoda, però forse si è arrivato stanco, secondo me era davvero un po' al limite della lucidità e ha toccato male e ha restituito il break, quindi 4-3.